Benvenuti a TG Madonie Live, l'appuntamento settimanale con le principali notizie del comprensorio madonita. Positivo l'incontro tra il sindaco Burrafato e l'assessore regionale alle attività produttive Marco Venturi, insieme ai segretari generali provinciali della CGIL, CISL e UIL, riguardante appunto l'accordo di programma per gli interventi infrastrutturali necessari alla reindustrializzazione del polo di Termini Imerese. Sono stati illustrati i progetti ed è stata definita anche la tempistica che porterà da qui a qualche giorno, speriamo, alla stipula dell'intesa istituzionale che sbloccherà i 150 milioni di euro a suo tempo inseriti nella finanziaria regionale del 2010. A tal proposito il sindaco Burrafato ha dichiarato per l'appunto che siamo dinanzi ad un altro importante cambio di passo del governo lombardo che prevede la realizzazione di importanti lavori infrastrutturali necessari al rilancio del polo industriale termitano, opere importanti che servono davvero allo sviluppo del nostro territorio. Così come in tutta Italia, anche a Termini Imerese il 2 novembre si è svolta la commemorazione dei defunti. Le principali autorità civili, militari e religiose si sono radunate nel viale principale del cimitero comunale della città di Termini Imerese. È seguita la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei defunti a cura dell'arciprete di Termini Imerese con la presenza dei sacerdoti delle parrocchie cittadine. Infine la deposizione da parte del sindaco di una corona d'alloro al monumento di Giovanni Meda, maresciallo dei carabinieri, e Amedeo Tocon, luogotenente dell'esercito, due eroi piemontesi caduti nella lotta al brigantaggio e sepolti proprio qui a Termini Imerese. Un'intera giornata di festa ha coinvolto oltre 600 ragazzi dell'azione cattolica che dai comuni di tutta la diocesi di Cefalù si sono ritrovati a Gangi per l'annuale festa del Ciao. Ad aprire la manifestazione il saluto del vescovo Vincenzo Manzella e il benvenuto del sindaco Giuseppe Ferrarello. Le locali parrocchie hanno curato l'organizzazione di una giornata all'insegna della musica e dei giochi, ma anche della riflessione sul tema dell'anno, puntare in alto. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. In vista delle elezioni del primo cittadino che si terranno a maggio nel comune di Castelbuono, il periodico locale Supra o Ponti, diretto da Rosario Mazzola, ha proposto ai propri lettori un simpatico sondaggio sulla possibile rosa dei candidati. È stato Eugenio Allegri il più votato con il 15,83% delle preferenze. Alle spalle del leader di questa speciale classifica c'è Carmelo Mazzola che si è fermato a quota 13,67%, seguito con il 12,95% dei voti da Fanino Pappalardo. Autentica sorpresa di queste votazioni è però Peppe Norata con l'11%. Questi ultimi dovrebbero essere appunto i candidati ufficiali per le primarie che si terranno il 20 novembre. Non ci sono ancora i nomi dei candidati ufficiali della coalizione di destra che in questa fase amministrativa è per l'appunto all'opposizione. Nella nostra graduatoria al quinto posto c'è Antonio Tumminello che ha ottenuto l'8,63% delle preferenze. Al sesto posto Letizia Di Liberto, prima donna della classifica. A seguire l'attuale vice sindaco Giuseppe Fiasconaro. Penultimo di questa top 10 virtuale c'è l'ex sindaco Mazzola ed infine il presidente del consiglio comunale Martino Spallino. L'ultimo dato è relativo alle percentuali della coalizione che vede in vantaggio, ma di pochissimo, la destra con il 51,08%, ma questo è un risultato ovviamente subordinato ai movimenti del terzo polo. Nessuna iscrizione è prevista per l'anno scolastico 2012-2013 al liceo linguistico di Alimena. Se gli altri anni i problemi erano legati alla mancanza dei docenti nominati con gran ritardo rispetto all'inizio delle attività didattiche o alla possibile chiusura della sezione staccata di Alimena, questa volta la minaccia è stata concretizzata da una delibera della giunta provinciale datata 7 ottobre. Il documento demanda e autorizza il dirigente scolastico all'espletamento delle successive attività amministrative riguardanti anche la chiusura del complesso di Alimena, chiusura ritenuta una scelta antieconomica, promuovendo tuttavia delle azioni necessarie a salvaguardare il diritto allo studio degli alunni frequentanti la scuola. Nella delibera non si parla di quando avverrà la chiusura della sezione alimenese, ma non lascia certo i margini di speranza. Ad Alimena, tra gli alunni e i docenti, c'è tanta amarezza. Questo istituto ha avuto da sempre dei problemi per quanto riguarda la chiusura, perché siamo in pochi e non riusciamo ad arrivare ad un numero ben preciso di iscrizioni.
Ieri abbiamo ricevuto la notizia della chiusura di questa scuola, per meglio dire, non accetteranno più delle iscrizioni dal prossimo anno. Viene un'altra aggravante quest'anno, la notizia non ci hanno informato riguardo questa notizia, ma ci siamo informati attraverso la stampa e i giornali. Ora noi ci stiamo mobilitando per far sì che si migliori qualcosa in questa scuola. Oggi abbiamo cominciato l'autogestione e stiamo cominciando ad organizzarci per poter andare a Palermo e a protestare e manifestare quello che pensiamo. Ci sei? Cosa significa autogestione? Autogestione vuol dire che ci gestiremo da soli. Questo non vuol dire che non faremo lezioni, perché soprattutto io e la mia classe, che siamo prossimi alla maturità, sicuramente studieremo e non trascureremo lo studio. È tutto per questa settimana, l'appuntamento alla prossima.